Puntata di Nutrire il futuro con Riccardo Crosara e Sara Roversi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vi ricordo cosa sono i lunedì del futuro. I lunedì del futuro sono una piattaforma di contenuti, di conversazioni e di riflessioni per studiare i futuri possibili, i futuri che ci attendono. Quest'oggi appunto abbiamo con noi Sara che ci parlerà di food, poi la incalzeremo con tante domande. E vi ricordo che potete andare sul sito www.ilunedidelfuturo.org per vedere tutti i contenuti che quotidianamente condividiamo. Abbiamo anche un gruppo Facebook dove viene animata una discussione quotidiana che si chiama I Lunedì del Futuro, a cui potete chiedere l'iscrizione. Direi che ho già parlato abbastanza per oggi e passo la parola a Riccardo. Ok, ben arrivati tutti, buon lunedì e buon inizio settimana a tutti. Oggi con noi abbiamo Sara Roversi, piccola presentazione, è imprenditrice seriale, appassionata di food, digital, social innovation e creative learning. Nel 2003 ha fondato con il marito YouCan Group, che oggi è un ecosistema imprenditoriale che evolvendo favorisce la crescita di nuovi imprenditori e la nascita di nuove imprese. È anche direttore esecutivo del Master Internazionale Food Innovation Program, ideato in partnership con l'Institute for the Future di Palo Alto, e poi in viaggio tra San Francisco e Bologna ha dato anche il via al Trust Future Food Institute, provando a tradurre in realtà il sogno di lasciare ai propri figli un mondo migliore. Ha una rubrica su Nova del Sole 24 Ore, una rubrica settimanale, vi invito a seguirla perché è molto interessante, ma soprattutto è anche cofondatrice di Cobb, quindi prima di tutto Sara, bentornata a casa. Sei tornata a casa, sì. Magari una rubrica settimanale. Adesso scrivo perché siamo sempre a casa, ma riuscire a Quotidiana. starci dietro sarebbe Perfetto. un'impresa, sarebbe un'impresa. Ok, direi che possiamo iniziare con le domande. Come sempre ricordo a chi ci segue che può interagire con noi, con Sara, facendo domande. Cercheremo anche noi di stimolare un po' il dibattito e di verificare anche se quello che sta succedendo, in che modo sta avendo poi degli impatti, no, su tutti noi. Perfetto, direi che possiamo iniziare con la prima domanda. Valerio, a te la parola. A me la palla. Ho letto un tuo articolo che hai scritto a fine 2019, dove concludevi dicendo: il countdown al 2030 è iniziato, reset e restart sono gli auspici degli anni 20 e abbiamo solo 10 anni per invertire la rotta e la posta in gioco è molto alta. Bene, questo lo scrivevi a fine dicembre 2019. Gli eventi di quest'ultimo mese, cosa hanno comportato? Hanno accelerato dei processi che già erano in atto? Che cosa sta succedendo? Allora, non immaginavo che saremmo stati tutti forzati a fare un reset simile, diciamo. Non è che ce la volevo mandare, però comunque sicuramente quando l'ho scritto proprio pensando a questo. E tra l'altro, l'ho scritto esattamente a fine dicembre e quest'anno per la prima volta ho avuto l'occasione di andare a Davos e partecipare come uditore a quella grande kermesse, a quel grande circo di pensatori, personaggi, influenti, eccetera. Ed è stato abbastanza interessante. È stato abbastanza interessante perché ogni singolo angolo di quella cittadina per una settimana non parlava altro che the broken system, dobbiamo cambiare il sistema, stiamo andando a una velocità che è inarrestabile, SDGs, Sustainable Development Goals, obiettivi di sviluppo sostenibile, dobbiamo assolutamente diventare compliant, abbiamo solo 10 anni, the decade of action. Bene, è arrivato la cosa che tutti in realtà si stavano chiedendo, come possiamo rallentare e tirare il freno a mano, no? E questa cosa sta succedendo, non ce l'aspettavamo, anche se banalmente il nostro team a Shanghai, a Tokyo, io ero a Shanghai, a Tokyo a gennaio, stava succedendo, però anche io, nonostante i mille eri che prendo, e adesso mi sento in colpa per tutti i mille eri che prendo,
sottovalutato e pensi che queste cose succedano sempre lontane da te, no? E invece è arrivato qua più forte che mai, più forte che da loro, perché loro sono rigorosi, si dice di fare una cosa, lo fanno con rispetto, con il rispetto delle istituzioni che qui ormai sta venendo a mancare. E questo reset, secondo me, è una grandissima. È brutto parlare oggi di opportunità, perché comunque sicuramente è un momento in cui dobbiamo anche provare rispetto per quello che succede magari fuori da qui, a pochi chilometri da casa, però è un momento in cui è anche il nostro compito cercare di capire come possiamo fare a disimparare in fretta tutti i modi sbagliati che avevamo fino a ieri di produrre, di fare, di comportarci anche solo in casa. E quindi dobbiamo, la nostra responsabilità è ricominciare cambiando tutto, imparando ad approcciare le cose con un mindset nuovo. Ok, e questo mindset nuovo, secondo te, da che cosa parte? Ma guarda, noi in questi ultimi mesi, da quando abbiamo cominciato a lavorare sul progetto Future Food for Climate Change, il progetto che stiamo facendo con la FAO, dove abbiamo selezionato alcuni territori da rigenerare, quindi abbiamo cominciato a lavorare sul tema del cibo per la terra e come il cibo può diventare veramente un elemento che connette la società tutta, quindi tutto il mondo della diplomazia, le relazioni all'interno della città, le relazioni tra i paesi, così come tutto il tema dell'implementazione di modelli di vita circolare, non di economia circolare, perché il nostro stile di vita deve diventare uno stile di vita circolare, il tema del creare climate smart ecosystem, ovvero modelli di produttivi che si vanno a inserire negli ecosistemi senza immaginare solo dei modelli estrattivi, ma che diventino modelli rigenerativi. Il tema del cibo come elemento culturale fondamentale, identitario, e poi il tema della prosperità. Ecco, pensare al cibo come opera all'interno della società può diventare un punto di partenza interessante. Sicuramente è il punto che noi abbiamo preso per cominciare a investigare qual è la tensione fra queste relazioni. E da lì abbiamo cominciato a ovviamente prendere quello che era il modello del design thinking, la Human Centered Innovation, che da sempre adottiamo per fare innovazione, che ovviamente ha rivoluzionato negli ultimi 20 anni il modo di fare innovazione, però oggi ha bisogno di avere un nuovo stakeholder attorno al tavolo. Quindi, cominciando a pensare che il design thinking che noi abbiamo visto fino a ieri deve diventare prosperity thinking e che non deve essere solo una human-centered innovation, ma una life-centered innovation, una human più nature-centered innovation, una human più nature, più planet-centered innovation. Quindi il fatto che ogni volta che creiamo qualcosa dobbiamo pensare per forza alle ricadute che ciò che facciamo ha sull'ecosistema allargato. E quindi, a proposito di ricadute, come ti immagini le principali ricadute di tutto quello che stiamo vivendo in relazione al cibo e da un punto di vista globale, se puoi anche raccontarcelo a livello locale? Ne approfitto anche per fare una domanda a chi ci sta seguendo, per chiedere a loro in che modo nel quotidiano questa situazione sta cambiando il modo di fare acquisti per quanto riguarda il cibo e quindi per quanto riguarda le realtà presso cui si recano. Ecco, se è cambiato qualcosa e se sì, in che modo? Allora, in questi ultimi giorni abbiamo tanto tempo per pensare, quindi da quel reset di fine Speriamo. anno non possiamo dire che non abbiamo tempo. No, la scusa del tempo non c'è più. Esatto. Diciamo che da quel reset di fine anno era un reset restart. Oggi penso che ci sia un bridge che dobbiamo fare, un passaggio che in modo molto spontaneo sta avvenendo, che è la dimensione della riconnessione. La riconnessione avviene a 360 gradi, nel senso che in primo luogo abbiamo una riconnessione con quello che è il nostro corpo. Ora ci stiamo rendendo conto che banalmente la prima reazione che noi esseri umani abbiamo avuto, lockdown, prendiamo d'assalto i supermercati, svaligiamo tutto, potrei morire di fame. E quindi la famosa piramide di Maslow, eravamo in cima, siamo zompati alla base, ai basic needs, e quindi quello è stato il punto di partenza. Da lì abbiamo cominciato a capire come ricostruire questa relazione, quindi a tutto quello che è il valore che diamo al cibo in questi giorni più che mai, che siamo a casa, cioè prima
probabilmente consumavamo almeno due paste al giorno fuori casa, oggi abbiamo ricominciato a cucinare. Abbiamo ricominciato a cucinare e basta scrollare i social per vedere quanti, dal gnocchi al tortellino, alla ricetta della nonna, al sto fermentando, al faccio il pane, ovviamente ne stanno approfittando per riprendere il contatto con questa dimensione. Quindi questo secondo me è un aspetto estremamente, estremamente positivo. Dall'altra parte c'è tutto l'aspetto del come ci procuriamo il cibo. E ovviamente i primi posti che sono stati presi d'assalto sono stati i supermercati nelle prime ore, ma oggi in realtà anche grazie a quella che secondo me è una delle manifestazioni più belle che gli italiani fanno, sono solo capaci di dimostrare in queste situazioni, ovvero il fatto che tutti sono messi a disposizione, dagli studenti che dicono sono a casa, posso venire a fare la consegna a domicilio agli anziani del mio quartiere, a queste manifestazioni che probabilmente anche voi tutti avete visto. Ecco, questo sicuramente sta favorendo anche i piccoli negozi di prossimità e lo vediamo anche su quelli che sono magari gli accessi sui mercati ortofrutticoli che in questi giorni magari hanno riscontrato accessi superiori alla media. Poi dopo, se andiamo sempre un pochino più a fondo nella filiera, dobbiamo cominciare a domandarci dove lo prendiamo questo cibo. E quindi da un lato per forza, perché sicuramente questo lockdown generale rallenterà l'import-export, dall'altro mi fa molto piacere e avremo occasione di andare a rivalorizzare tutta la produzione locale, magari iperlocale, i piccoli, a piccoli oggi hanno un valore fondamentale e ci sono dei fenomeni splendidi che stanno emergendo in modo spontaneo in queste ore, dal mercato ritrovato che fa la consegna a domicilio è una cosa splendida il fatto che questi piccoli agricoltori da un lato possano avere l'opportunità di, ovviamente anche in questi giorni, non interrompere il loro lavoro che è vitale, ma anche noi il fatto di poter ovviamente avere accesso a delle risorse di questo tipo che sono ad alto valore aggiunto. Scusa Quindi, Sara se ti se in questi interrompo, ultimi. scusa se ti Vai. interrompo, solo per chi ci ascolta il mercato ritrovato ovviamente è una realtà bolognese, quindi che serve penso solo alla Esatto. zona di Bologna, no, no, beh, lo diciamo perché abbiamo anche persone da altre regioni, comunque lo No, diciamo. e a questo. Piccoli mercati, magari contadini, mercati della terra Io però prima una cosa come dire, colpito del tuo intervento e parlavi appunto del fatto che bisogna anche imparare a, come dire, individuare il cibo anche per una questione di territorialità, di impatti di quelle che sono le nostre azioni. E a questo punto però ti chiedo, secondo te da che cosa passa una sensibilizzazione verso un nuovo approccio al cibo? Da dove si sta partendo e dove secondo te si dovrebbe intervenire? Allora, sembra assurdo perché le cose che magari io posso dire sembrano quasi banali, ma questa situazione secondo me sta mettendo in luce quello che è il rapporto costante fra l'ordine e il disordine e quello che i food system globali sono diventati nel corso di questi ultimi decenni. Ovviamente. Questo va ad evidenziare tantissime di quelle che sono le problematiche che affrontiamo quotidianamente. Il fenomeno che noi vediamo qua localmente non è una questione solo nostra. A Wuhan hanno ovviamente affrontato tematiche analoghe e ogni singola città che sto sentendo sta affrontando tematiche analoghe. Allora, andando indietro, ovviamente dobbiamo cominciare a pensare a come è strutturato il food system oggi. Oggi il food system è ipercentralizzato, è un food system che ovviamente ci ha portato in questi anni a consumare cibi hyper-processed, il 70% delle calorie che mediamente noi mangiamo non vengono da un cibo fresco, ma vengono da un cibo ultraconfezionato e quindi ovviamente questo ha avuto un impatto anche sulla nostra salute. E quindi se penso al cibo del futuro, immagino che sia un cibo che si regge su una struttura totalmente diversa, dove il valore è condiviso, una struttura decentralizzata, una struttura che porta il valore sui territori, modelli produttivi rigenerativi, modelli produttivi che ora le grandi stanno cominciando a implementare, orientati alla valorizzazione di ogni singolo scarto. Si Per può. esempio?
Per esempio, grandi industrie della birra che dagli scarti della produzione della birra stanno estraendo dei sottoprodotti ad alto valore aggiunto, farine ad alto contenuto proteico, farine ad alto contenuto di fibre. Prima spendevano i milioni per smaltire magari quel prodotto o era sottoprodotto che veniva destinato all'alimentazione per il settore zootecnico e oggi magari invece hanno scoperto che da quei sottoprodotti che erano scarti a basso valore aggiunto, stanno ricavando prodotti ad alto valore aggiunto. Questo è solo un esempio. Nel mondo della frutta, ancora di più, cioè tantissime sono le filiere che oggi dagli scarti stanno ingegnerizzando dei sistemi per creare nuovo valore. E quindi questo è un piccolissimo esempio, ma se pensate che un terzo del cibo prodotto al mondo viene buttato via e pensate alle energie, al suolo, all'acqua che serve per produrre questo cibo, ci sono tanti di quegli sprechi lungo tutta la filiera che forse se avessimo un foglio bianco e potessimo ridisegnarlo da zero, questo food system potrebbe essere più equo, più inclusivo, distribuito, ad un impatto ambientale più sostenibile e quant'altro. Qual è secondo te il ruolo delle nuove generazioni su questo? Penso in particolare ai ragazzi che vanno a scuola, in che modo secondo te si possono sensibilizzare per un consumo più consapevole? Allora, secondo me da un lato loro li vedo abbastanza attenti in questo momento e quindi da un lato ho delle buone speranze, l'intero sistema che va ristrutturato, perché molto spesso non hai scelta, è quello che ti offre il mercato che non ti dà l'opportunità di scegliere. Oggi questo reset che sta sparigliando le carte, dalla A alla Z, forse ci può dare questa opportunità. Oggi che i cibi non vanno sprecati e che è meglio comprare a chilometro zero, eccetera, 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 che comprare i cibi di stagione, ormai lo sappiamo, i media ce lo stanno raccontando in tutti i modi. Sarebbe bello che le persone capissero che anche parte di quello che sta succedendo è correlato a questo. In più, ci sono tantissimi fenomeni che la gente oggi non riesce a leggere, perché ovviamente i media parlano solo ed esclusivamente di una tematica, ma banalmente ieri era la giornata mondiale dell'acqua. Se cominci a sfogliare un pochino i dati e vedi che anche l'Italia, così come l'Europa, rischia nei prossimi anni di avere un terzo della popolazione che non ha accesso all'acqua. Noi non stiamo parlando di posti lontani da noi, non stiamo parlando di paesi emergenti, stiamo parlando dell'Europa. Il livello di desertificazione che stiamo affrontando è pazzesco. E quindi quando vedi i dati, vedi quanta magari acqua è dispersa anche solo nella rete o quanta noi disperdiamo in piccole abitudini quotidiane, cominci a pensarci e ti fai delle domande perché l'acqua, così come il cibo, è essenziale e l'acqua ci serve per l'agricoltura, ma il 70% dell'intera acqua che abbiamo a disposizione viene usata per l'agricoltura, ma ancora modelli di smart farming che ci sono, che conosciamo e che possono veramente andare a risolvere tante di queste problematiche non sono implementate in modo massiccio, invece banalmente potrebbero aiutare a risparmiare probabilmente quasi fino al 90% dell'acqua che invece si disperde in tutto ciò, no? È solo un esempio. Infatti su questo la smart farming in che cosa consiste? Più o meno, insomma, Allora, giusto per l'agricoltura di raccontarlo a chi ci precisione è ascolta. l'adozione di tecnologie all'interno della filiera produttiva in campo e quindi tecnologie e sensori che ti permettono di capire quando irrigare, dove irrigare in modo preciso, quindi non in modo diffuso, piuttosto che droni che ti permettono di fare una sorta di forecasting del punto come irrigare e quando, no? Così come tantissime altre tecnologie che vanno ad agire su tanti altri aspetti di quelle che sono le attività agricole. Legata a questa, c'è un'altra tematica che secondo me è interessante e che
È stata affrontata in alcune delle città che hanno visto sicuramente diciamo, il crescere di questa situazione in modo importante, che sono i grandissimi centri abitati, centri che non hanno la fortuna come noi, magari qui attorno a Bologna, di avere delle campagne rigogliose e tanti agricoltori attorno, no? E ci sono città, se penso a Shanghai, se penso a Newark, che comunque è New York, ma è un food desert, dove se devi pensare a fare sourcing di cibo fresco, magari devi fare miglia e miglia e miglia di strada. Allora, lì sicuramente modelli di vertical farming e cose di questo genere oggi possono essere una soluzione concreta, immediata, che dà accesso a cibo prodotto veramente a chilometro zero, andando magari a valorizzare vecchi immobili disabitati, magari con un efficientamento energetico massimo, che in 10, 15, 20 giorni ti dà appunto un prodotto, prodotto diciamo anche in larga scala. E quindi questi modelli sicuramente ora trovano una loro applicazione, un grande valore. Sara, ci spieghi meglio, cosa intendi per vertical farming? Vorrei farvi vedere un'immagine che sarebbe molto più facile. Allora, oggi la tecnologia ci permette di coltivare a ripiani, come se facessimo una grande torre di tanti ripiani in cui possiamo coltivare. E con diciamo, tutta la tecnologia di cui possiamo disporre, ogni singolo seme, per assurdo, potrebbe avere la luce di cui ha bisogno e l'acqua di cui ha bisogno, quindi con una precisione puntualissima su quelli che sono i bisogni per crescere quella specifica pianta. E quindi in questo caso ci sono delle aziende che stanno trovando modelli, stanno mettendo in pratica modelli di grande successo, quindi magari prendendo dei vecchi capannoni disabitati e trasformandoli in immensi centri di produzione di insalata, per esempio. E questo sta succedendo in grandi città, dove questo non è solo un modello di una start-upina appena nata, ma dove c'è una grande impresa che già ci chiede. un tale Alessandro Pirani Esatto. che vorrei tanto Che vedere. salutiamo e che si preoccupava anche per i tuoi voli aerei, nel senso che mi chiedeva come puoi fare ora che sei in momento di lockdown, come puoi viaggiare e prendere aerei. Sono Guarda. felicissima, sono felicissima. Cioè, vedo che dalla con tantissime persone che magari non sentivo da tanto tempo e in questo momento più che mai c'è il tempo di confrontarsi, di parlarsi. Quindi Non so se hai modo di vedere la domanda. preparati Alessandro Esatto. Pirani. Che arriverà una call anche per te. Pirani ci dice. C'è una domanda che non so se riuscite a leggere anche a voi dalla diretta. Oltre a mandarti tanti baci, Sara, ti chiede anche che cosa resterà, parafrasando anche canzoni, vabbè, che cosa resta del settore della, cosa resterà del settore della ristorazione, ecco, Che e meravigliosa dell'ospitalità. domanda. Quello Come te, no, ovviamente. no, ma O guarda, è l'oreca in questo che genere. per me è un grande pain personale, nel senso che il settore della ristorazione è stato quello che è stato immediatamente più colpito, perché con l'immediato lockdown, in particolar modo se pensiamo alla ristorazione collettiva, parliamo di decine di migliaia di operatori di quel settore che dal giorno all'altro hanno chiuso totalmente e interrotto l'attività. Quel famoso 2/3 dei pasti che spendiamo fuori casa, ovviamente li vedeva coinvolti in prima persona. In realtà il settore della ristorazione sarà quello che ripartirà prima degli altri, almeno vedevo anche alcuni report di Moody's e di altri centri divulgati negli ultimi giorni. Quello è un settore che ripartirà prima di altri, perché ovviamente non appena ritorneremo a una vita, a una socialità più o meno normale,
noi non interromperemo l'attività appunto del condividere, uscire, mangiare con gli amici e quant'altro. Cosa invece che succederà probabilmente per tanti altri settori, quindi tutto quello che è il mondo dell'automotive, abbigliamento, altri settori, ci prenderanno molto più tempo a ripartire. Oggi nel settore della ristorazione ci sono sicuramente dei casi interessanti di persone che si stanno reinventando o che si stanno in qualche modo adeguando a quello che sta succedendo, quindi inventandosi sistemi di delivery. Vedi magari chef che mai sarebbero stati sui social, che decidono di parlare con l'oste, che decide di parlare con il suo cliente, di entrare per la prima volta sui social e di fare un live perché magari l'oste passava le serate a raccontare storie con i suoi clienti. Che erano amici, perché è così che è la ristorazione e l'ospitalità italiana. E quindi questo fenomeno sicuramente ci sta facendo magari anche riscoprire dei ruoli sociali che la ristorazione in Italia più che in altri posti, secondo me, ricopre. C'è una domanda da Loris Giorgetta. Grazie Loris per la domanda. È un po' lunga, ve la leggo comunque. Il rovescio della medaglia può essere rappresentato da gente che, sfruttando la poca lucidità dell'acquirente medio, speculi facendo riconversioni aziendali azzardate, senza know-how, immettendo sul mercato prodotti dannosi e o di dubbia efficienza per l'acquirente. Quindi dando un'inesorabile immagine. Sicuramente. Dando un'inesorabile immagine in controtendenza riguardo la qualità e la serietà del Made in Italy. Sicuramente in questo momento, così come emergono i casi meravigliosi, il cuore degli italiani, veramente sto vedendo storie splendide, sicuramente c'è qualcuno che fa il furbo e vorrà provare ad approfittarsene. Penso anche che la tecnologia che in questi anni è stata sviluppata a tutela della tracciabilità e della certificazione del prodotto Made in Italy, oggi più che mai possa servire. Se guardiamo il numero del fatturato del fake Italian e dell'Italian sounding paragonato al fatturato del vero Italian, vengono i brividi, e quindi probabilmente oggi più che mai e nella ripartenza più che mai noi in primis come consumatori dovremmo essere quelli bravi anche a denunciare queste frodi perché ne vale della nostra dignità. E dopo il danno che abbiamo ricevuto dal punto di vista mediatico, ovviamente appena è partita questa cosa, penso che sarà una cosa sulla quale dovremo tutti lavorare, perché la qualità che abbiamo noi difficilmente la trovi da altre parti e dobbiamo proteggerla coi denti. E c'è anche un'integrazione di Alessandro che dice non comporta infatti la lockdown economy, il fatto che siamo tutti in casa, dice, non so se riesci a leggerlo anche tu Sara, Sì, stavo guardando. non comporta infatti meno lavoro per chi fa ristorazione, d'altronde la crescita del delivery era già esplosa prima, sperando di Sì. interpretare bene la domanda. Ora sta incrementando ulteriormente. Chi sta tenendo aperto e sta facendo delivery, ovviamente sta facendo semplicemente un servizio. Lo vedo anche dai numeri. Nessuno si sta arricchendo, almeno dei ristoratori che stanno sfruttando le piattaforme di delivery o fanno consegne a domicilio non si stanno arricchendo in questo momento, perché ovviamente comunque i fatturati sono bassi, ma magari stanno offrendo un servizio ad alcune aree della città o ai clienti abituali, anche perché ovviamente è difficile recuperare tutta la materia prima, comunque è una challenge anche stare aperti per quelle 2 ore al giorno e fare quelle 10 consegne. E c'è un fattore conservazione anche del cibo, nel senso che Esatto. c'è un certo cibo che se ti arriva, vedi la pizza per esempio, per fare un esempio, riesci a mantenerla calda. Ci pensavo, guarda, per farti un esempio tecnico, una cotoletta alla bolognese, prenderla da asporto, una domanda me la faccio. Questo voglio dire, adesso al di là dell'esempio specifico, però evidentemente sono dei cibi che più di altri hanno Sì, ti problemi dico in nel mantenere. realtà in questi giorni si fa principalmente, lo vedo, per quello che è la nostra situazione, e quindi non è un dato che viene da ricerche sofisticate, però magari sono più a pranzo per chi ancora sta lavorando, perché ci sono alcuni servizi base che si stanno mantenendo, le banche piuttosto che gli uffici postali, le farmacie,
sono aperte e quindi magari questi servizi si stanno offrendo a chi magari non può tornare a pranzo a casa in questi giorni, perché essendo tutto chiuso, è difficile anche per chi oggi è a lavorare avere accesso ai servizi base e basta, perché gli altri cucinano a casa, sei a casa tutto il giorno, quindi questa è un po' la realtà attuale. Sara, stai ricevendo un sacco di domande e anche una tua omonima ha una domanda Abbiamo. che è molto lunga, ma se porti pazienza la leggiamo insieme, anzi Va per bene, va rappresentarla, bene. per averti fatto la domanda. Dice, le zone rurali sono una realtà diversa rispetto alle città, ovviamente, però vengo da un paesello dell'Appennino bolognese, non ho ancora avuto accesso a un luogo che venda cibo. Sto attingendo le risorse del freezer, finito quello caccerò caprioli, ma vabbè. Bello. Sta scherzando. A parte gli scherzi, non ci sono più produttori locali che vendono qui da noi in questi giorni. I mercati da noi non ci sono. Qui tutti hanno orti che però ancora non hanno nulla di pronto. Purtroppo ho dovuto ordinare online. I due supermercati non sono accessibili a causa di ore di fila. Penso che sia d'obbligo una riflessione in giorni come questi. Nelle zone rurali di Appennino mancano filiere efficaci che mettano in rete produttori locali che potrebbero rifornire anche le città. Spero dopo questa tragedia che la riflessione porti a cambiamenti anche qui. Confido anche nel reset. In questi giorni si sta alzando la consapevolezza delle persone sull'importanza del cibo, sulla necessità di non sprecare. Grazie a voi, Sara Roversi, per la sua professionalità e per il vostro impegno. Molto interessante. Grazie Grazie a te, Sara. mille. Grazie. Ha riassunto perfettamente il concetto, quello che dicevo prima, cioè quando ritorneremo non dovremo accomodarci nel fare la scelta più basica, ma il fatto del valorizzare il piccolo agricoltore del nostro territorio fa sì che poi dopo in momenti come questi il piccolo agricoltore del nostro territorio abbia una struttura e possa in realtà dare supporto all'intera comunità. Ci siamo dimenticati di loro. E quindi questo è un momento in cui ora ci stiamo rendendo conto più che mai di quanto invece siano fondamentali. Visto che oramai siamo in fase di conclusione, ti farei un'ultima domanda che riguarda un po' il futuro, un orizzonte, magari anche a 10 anni, quando si pensa al futuro del cibo, ma anche al futuro delle risorse, dell'acqua. Tu per prima l'hai detto appunto che l'acqua sarà un grande tema rispetto alla sua disponibilità. È possibile immaginarsi un futuro dove il cibo possa essere veramente democratico, accessibile a tutti, e non invece un futuro dove la lotta per le risorse ci porterà appunto a rubarcele e ad avere scenari molto più negativi, apocalittici. Cioè, è possibile pensare a un futuro democratico per tutti? Esatto. Dipende da voi, dipende un po' Da me, scherzavo, Riccardo. Da me, bella responsabilità, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, no? però dipende da tutti noi, perché i nostri comportamenti d'acquisto sicuramente possono essere una guida per il mercato, non solo, nel senso che bisogna per forza di cose che questa cosa avvenga in due direzioni, che quindi da un lato, dall'alto vengano fatte delle politiche che vanno a far guarire tutto questo, ma dall'altro noi dobbiamo cominciare a fare delle scelte consapevoli come consumatori. Io andare un po' meno in giro con l'aereo, a sprecare meno, eccetera, eccetera, eccetera. Così come tutti noi, mangiamo, se pensiamo veramente da dove viene quel cibo e facciamo un reverse engineering di quel morso, possiamo pensare veramente che impatto generiamo. E quindi per questo dico, dipende da voi, anche da tutti quelli che ci stanno ascoltando. Possiamo immaginarci un modo di mangiare diverso in futuro? Sì. Dobbiamo, dobbiamo pensarlo, immaginarlo? Se sì, come, cosa? Cosa Semplicemente mangeremo? facendo qualche passo indietro. Secondo me, andando a riprendere qualche buona abitudine del passato, quello sarebbe un bellissimo punto di partenza. Ma investigare su cosa compriamo è il punto di partenza. Come facciamo la spesa? Mi rendo conto che non è la ricetta dello scienziato. Stiamo parlando di cose basiche, ma il cibo è elementare, è alla base della nostra vita. Quindi Beh, sono. non ci stai dicendo di mangiare insetti, per esempio. No, ci sono tante altre opzioni prima di Esatto, quelli. cioè. Assolutamente, assolutamente. Prima di quello, secondo me possiamo Esatto. sperimentare tanto altro. Ok, grazie e Valerio.
Prima di concludere, Sara, grazie Vai. mille perché hai dato veramente degli spunti molto importanti, soprattutto in un momento come questo. Ti volevo chiedere se ci lasci tre parole, se lasci a noi e a chi ci sta ascoltando, tre parole per il futuro. Le tue tre Le tue parole. tre parole. Reset, reconnect e restart. Ok, Perfetto. perfetto. Va Mi sembra bene. perfettamente coerente con tutto quello che ci hai raccontato oggi. Quindi noi ti ringraziamo di nuovo, è stata veramente una bella chiacchierata Grazie a voi. e... Finalmente, finalmente, perché Esatto, erano mesi che dovevamo farla. esatto. Ci siamo rincorsi e poi alla Ho la fine ce l'abbiamo speranza poi di fatta. incontrarci dal vivo. Meraviglioso, guarda. Valerio, chiudiamo direi dicendo che Sì. i lunedì del futuro comunque hanno un sito, ricordiamo che all'interno di questo sito potete trovare tutte le informazioni, che c'è una pagina Facebook da cui state seguendo la diretta, ma c'è anche un gruppo Facebook su cui avviare e proporre discussioni e che altro? Ma niente, questo, il sito è www.lunedidelfuturo.org, il gruppo Facebook si chiama I Lunedì del Futuro. E noi lunedì prossimo torneremo con un altro ospite, a sorpresa ancora per adesso, e vi aspettiamo. Grazie a tutti e grazie mille a Sara per essere stata con noi e per averci donato il suo tempo. Ciao ragazzi, grazie, buona Ciao. settimana a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao.